del mercato della Roma e di quello che sta accadendo attorno al club giallorosso. Ne andiamo a parlare con il direttore generale del Pisa Calcio, Fabrizio Lucchesi. Buongiorno, buongiorno. Eccoci direttore, come stai, come va? Direttore. Bene, bene, si lavora. Si lavora, sono ore calde, sono giorni caldi per voi addetti ai lavori, eh? Sì, questo è il periodo un pochino più concentrato, poi è il periodo anche più importante dell'anno, perché gli sbagli del mese di luglio ed agosto poi si ripercuotono tutto l'anno, quindi devi cercare di sbagliare meno possibile. È vero, è vero. Io ti rifaccio una domanda che ti avevo fatto qualche tempo fa quando eri intervenuto qui da noi, dalla Città nel Pallone. Vi serve un terzino sinistro? C'è uno spagnolo niente male qui a Trigoria. Ma dai! battute a parte, parlavamo di mercato in uscita. Sei irriverente. No, era una battuta. No, parlavamo di mercato in uscita, insomma, una delle problematiche di Walter Sabatini, di Baldini. Come si gestiscono, ecco, ingaggi così importanti in uscita? Vedi Borriello, vedi Pizzarro, comunque giocatori che qualcosina hanno dato alla causa. E come si fa a capire i giocatori che non fanno più parte del progetto? Questo non è un problema della Roma, questo è un problema di tutti, perché i contratti di lavoro nel corso degli ultimi anni tendono tutti gli anni a scendere in termini di ingaggio. Quindi i contratti pluriennali sottoscritti anni fa sono il vero grande problema di tutti, perché sono fuori mercato per i valori di oggi. Oltretutto con giocatori che nel corso degli anni hanno anche aumentato l'età anagrafica e quindi in termini negoziali valgono di meno. La fortuna della Roma, come quella di altre grandi squadre, è che comunque hanno giocatori e hanno un mercato internazionale, allora le opportunità, seppur con grande difficoltà, le opportunità sono un po' più ad ampio raggio. In piccolo, man mano si scende dalle grandi squadre alle medio piccole, alle piccole per andare in B, diventa un mercato sostanzialmente nazionale e lì sono proprio dolori. Direttore, una domandina, vista anche la sua laurea in scienze motorie, che non è niente male, quanto darà Zeman, e mi ricollego anche al sondaggio che abbiamo fatto per i nostri radioascoltatori, alla Roma in questa stagione, quanto l'allenatore varrà per fare veramente il salto di qualità, tra virgolette? Ma sicuramente Zeman dà tanto, io insomma sono contento di avergli fatto la telefonata per quando gli ho chiesto la disponibilità per portarla a Pescara. E darà molto, perché sicuramente è un allenatore che ha questa caratteristica, oltre che ha una filosofia di gioco. Io credo che il risultato finale dipenderà molto anche da quanto la squadra recepisce o quanto la squadra è disposta. Da lì è un punto d'incontro tra quello che lui chiede e quello che la squadra prende o dà, e quello è il momento dell'incontro. A Pescara ha funzionato questo mix, non sempre funziona, però a Pescara ha funzionato. Direttore, tu conosci molto bene la piazza romana, volevo farti insomma questa domanda: se consideri Zeman uno scudo spaziale, che è la parola tanto abusata in questi giorni di ritiro della Roma? Zeman è un personaggio, Zeman è unico, insomma, c'è qualcuno ogni tanto lo scimmiotta, ma c'è proprio uno scimmiottare, nel senso sono repliche in bianco e nero, neanche a colori. Lui è particolare nel bene e particolare nel male. Mi sembra ultimamente si sia un pochino più ammorbidito, abbia un pochino anche variato qualche spigolo che lui aveva in passato. Rimane una caratteristica particolare di un uomo e porta avanti una filosofia particolare. Purtroppo qualche volta non viene sposata o non viene interpretata bene o non riesce a trasmetterla, questo ci può stare. Mi sembra che l'inizio con la Roma sia stato un inizio spumeggiante, l'entusiasmo che c'è intorno, mi sembra in questo momento ci siano tutte le condizioni di un buon auspicio. No, mi spiego, no, direttore, perché è arrivato Zeman, la piazza l'ha accolto, noi addetti ai lavori l'abbiamo accolto, non vorrei che tra qualche mese, facendo i dovuti scongiuri, le cose non dovessero andare bene, la società mi viene a dire, noi però l'avevamo detto, Zeman era la quarta, la quinta scelta. No, Zeman non credo sia una quarta o quinta scelta, io credo Zeman sia una scelta particolare nell'ambito delle scelte cosiddette. Zeman, se è vero che dicevamo prima, cioè Zeman ha un profilo particolare, sicuramente prima di prendere Zeman ci hanno pensato, perché è giusto ci pensi. Zeman per certi aspetti dà un'impronta che se le cose vanno bene, se le cose vanno male, ma nel senso non ci sono grandi vie di mezzo.
Quindi però ecco, non la considererei una scelta di ripiego, è una scelta da ponderare. Loro l'hanno ponderata e l'hanno ritenuto farla, quindi di bene e di male la devi portare in fondo. Certo, nel nostro mondo conta una roba sola, i risultati. Sì. Quando i risultati ci sono è bravo allenatore, è brava la società. Quando i risultati non ci sono, ha sbagliato la società, ha sbagliato il giocatore, ha sbagliato l'allenatore. Direttore, sempre tornando e restando sul mercato e sulla Roma, a questo punto sono stati Castan, Taxidis, Dodò, Bradley, i giocatori di questo livello sono adatti, non adatti, sono quelli che si aspettava Zeman, e riuscirà Zeman a far veramente diventare calciatori questi che a conti fatti presso a poco sono sconosciuti, almeno al calcio che conta? E questa è una domanda a cui credo non sappia dare una risposta neanche Zeman, perché purtroppo, sulla carta, se le scelte sono state fatte, probabilmente chi le ha fatte le ha ponderate. Certo, solamente il risultato del campo ci dirà se sono scelte giuste o sbagliate. Zeman, non mi preoccupa l'idea che Zeman non siano giocatori importanti, anzi, mi sembra che nel modo di lavorare di Zeman spesso, se hai ceduto qualcosa, hai ceduto nell'andare alla ricerca di giocatori troppo sconosciuti e forse in qualche caso non era neanche all'altezza. Non mi sembra il problema. Certo, Roma è una piazza importante, Roma è una città importante, è una piazza importante. Bisogna vedere se questi giocatori sono da Roma. Io francamente di questi nomi, di questi due o tre non li conoscevo neppure, ti sono sincero, e quindi sono curioso anch'io di vedere all'opera. E a conti fatti adesso che tipo di classifica vede per la Roma nella prossima stagione? Perché cosa potrà allattare con questi? Guarda, è presto, prima di tutto il mercato di Ginare, la Roma sta lavorando. Le altre competitor fanno altrettanto. Fino ad oggi si può dire la Juventus è quella che ha fatto più di tutti, ha fatto un mercato importante. Le altre stanno lavorando tutte e bisogna aspettare per dare un giudizio. Insomma, ancora non si è fatta la prima amichevole, non si è fatta la prima di Coppa Italia, ma con messa all'inizio del campionato. Il mercato chiude il 30 d'agosto, quindi io credo sia presto. Sicuramente la Roma come standard è uno standard da primi quattro posti, come standard societario di importanza per la spiazza e per la città, però non è facile. Beh sì, poi alla fine i verdetti veri e propri li dà il rettangolo verde, quindi bisognerà attendere le partite vere e proprie. Allora, direttore, ti giro qualche messaggio perché ne arriva uno di Lucia molto carino, dice: io più che José Angel ti porterei Rosi e Okaka. per me sono tutte e tre delussi, guarda, quindi mi avanzerebbe di chiudere gli occhi, ne potrei prendere uno dei tre. In realtà sono giocatori, forse qualcuno di loro c'erano molte attese qualche anno fa, poi si sono un pochino persi, ma rimangono buoni giocatori. La Roma più che buoni, io sono dell'opinione, lo dico da anni, la Roma più che buoni giocatori ha bisogno dei campioni, perché la Roma è una città che è una società che deve ambire per le cose importanti. Diciamo che è bello pure veder vincere qui a Roma, perché poi accadono cose che solo qui vediamo. La differenza la fanno i campioni, i buoni giocatori nel pieno del mondo, i campioni no. E allora secondo me la Roma ha bisogno di campioni, anche in erba, ma qualità, tanta qualità. L'altro messaggio che ci arriva sempre al 342-415-1406 ce lo firma Matteo e ti chiede: cosa ne pensi dell'affare Destro? È probabilmente in questo momento il miglior giocatore, il miglior giovane d'Italia ed è il miglior attaccante in questo momento in erba, considerando che c'ha 20 anni, 21, è sicuramente un giocatore di grande avvenire. È crack del mercato italiano? Ma guarda, quando hanno questa età è difficile dirlo, ma sicuramente è una delle prime due o tre scelte dei due o tre migliori giocatori per quello che sarà il calcio italiano del domani. Credo sia veramente un ottimo giocatore e secondo me questo è un giocatore da Roma. L'ultima, sempre tramite un messaggio, prendo spunto, è molto lungo, però lo sintetizzo un po' il messaggio. La Roma guadagna con la cessione di Borini e con l'acquisto di Destro? Sì, Giorgio, eh? Sì, secondo me sì, anche in prospettiva, perché questo è un calciatore che sta migliorando continuamente, è giovane, bisogna andarci sempre via di piombo, perché comunque è giovane, ma c'ha tutte le potenzialità, si può solo perdere, auguriamoci di no per la Roma e per lui. Allora, ti lascio anche alle domande del nostro opinionista che oggi studio, Pier Giorgio Bruni di Lecco. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a te. Sbaglia chi dice che la Roma fatica a muoversi sul mercato italiano? Sì, secondo
sbaglia, perché sbaglia, dipende cosa si intende per giusto o sbagliato. Io credo sia uno una scelta strategica molte volte. Spesso i giocatori italiani costano più cari degli stranieri. Due, la Roma ha una dimensione internazionale, la Roma è una grande squadra, abbiamo detto, quindi il mercato della Roma non finisce nei confini. Certo, non ti nascondo, anche a me piace quando ci sono gli italiani che giocano in Italia, perché poi gli stranieri hanno mille problemi, le nazionali hanno mille problemi, però spesso e volentieri i giocatori esteri a parità di qualità costano meno. Questo è purtroppo un problema del nostro sistema. Direttore, invece facciamo un salto, un passo un po' grande, passiamo a Fabio Capello. Il suo approdo nel calcio russo, nazionale russa, Franco Baldini non lo seguirà, un commento sulla vicenda. Ah, è un grande... Più di comodo, più economica, per quale motivo ha fatto questa scelta? Di cuore non credo. Ma no, sicuramente no, un'esperienza diversa, l'hanno riempito di soldi, è uno dei pochi allenatori top del mondo, esperienza internazionale in tutti i paesi, gli mancava anche questa. Il calcio russo è in grande ascesa, io ho parlato con Spalletti varie volte, è un calcio in grande ascesa, ha bisogno di professionisti che vengano dall'Europa, che portino una mentalità europea, e chi meglio di Fabio può portare a livello trasversale, sia manageriale che tecnico, dei messaggi ed una cultura propositiva. Fabio Capello probabilmente in quel mestiere lì si sta parlando di uno dei primi due al mondo. Assolutamente. Sì. Parlando di soldi, di giocatori, di personaggi che vanno via dall'Italia per approdare in altri campionati, non posso non domandarti cosa hai pensato nel momento della cessione di Ibra e Thiago Silva. Ecco, come avresti reagito da direttore generale del Milan? Io avrei dato via, io l'avrei firmato, perché davanti oggi, nel calcio di oggi, davanti a quelle cifre non si può dire di no, sfiorano l'incredibile nella crisi del mondo di oggi. C'è una squadra al mondo, forse due, possono fare quegli investimenti. Io credo che il Milan abbia fatto bene nell'economia generale a fare l'operazione. Adesso ha il problema di sostituirli egregiamente, però quando un giocatore ti va a offrire 15 milioni di euro netti all'anno e ti danno tutti 65, se non sbaglio, in due, sono cifre fuori da qualunque parametro di mercato, non puoi non farle quelle cessioni, adesso vanno sostituiti. Direttore, non sono matto, esiste Babbo Natale? No, io penso proprio di no. Tanti anni non ci credo più io a Babbo Natale. La Befana? La Befana, non esiste neanche la Befana. Il topino dei denti? Eppure, e dove vuoi arrivare? Il fair play finanziario esiste, esisterà? Non c'ha senso allora, visto che ma sai cos'è? Sulla carta è giustissimo, anzi sarebbe indispensabile. Il problema è che non ci dovrebbe essere bisogno di imporre una norma. Il buon senso dovrebbe portare... In qualunque famiglia si spende al massimo quello che si ricava a fine mese, poi se ogni tanto c'è una spesa straordinaria perché si va in vacanza, ma poi per 5-6 mesi si tira la cinghia per rimetterci in pareggio. Questo succede in tutte le famiglie, perché non deve succedere nelle società di calcio. Il problema è che quindi non ci sarebbe necessità di mettere una norma. La ricerca di un punto, io credo che sia giusto la norma nel momento in cui serva, diciamo, da molla e da stimolo, che poi all'aspetto pratico venga rispettata, anch'io sono d'accordo con te, penso che non sarà così. Bene, sul fair play finanziario, direttore, noi ti salutiamo, ti ringraziamo come sempre per il tuo intervento qui alla Città nel Pallone, magari ci risentiamo a mercato concluso per commentare altre operazioni della Roma e del tuo Pisa. Quando volete. Un abbraccio. Un abbraccione, direttore, grazie e buon pomeriggio. Grazie. Alla prossima.